Gerato Teberino, presidente Associazione Misteri e Tradizioni, e oggi in questa giornata la presentazione del calendario 2024, una dedica specifica ai vestitori e ai portatori. Quest'anno il tema del calendario è Ngop e Sut, dividendo come dire, idealmente il mistero in due parti, quella che è rivolta verso il cielo, quindi i bambini, e quelli che invece lo portano, stando saldamente legati a terra, i portatori. Tra l'altro i vestitori e i portatori sono persone fondamentali per la riuscita della sfilata degli ingegni proprio nella giornata del Corpus Domini. Poi non bisogna ovviamente dimenticare tutte le persone, i volontari che lavorano prima, durante e dopo. I protagonisti in assoluto sono i bambini che interpretando santi, angeli, madonne danno vita a questa manifestazione. Il motore vero è chiaramente il gruppo dei portatori che anche con un intento penitenziale trasporta a spalla per i 4 chilometri del percorso gli ingegni che pesano anche diversi quintali. Un lavoro tra l'altro che va avanti tutto l'anno, l'impegno è costante, e poi ci sono manifestazioni come quella di questo pomeriggio che ormai sono diventate un punto di riferimento. Ecco, la presentazione del calendario, siamo giunti alla 27esima edizione, sempre molto partecipata, e sono anche dei momenti in cui si ricordano dei momenti belli con grande emozione. L'associazione svolge l'attività tutto l'anno, quindi oltre alla processione degli ingegni nel giorno del Corpus Domini organizza degli eventi. Quello di oggi vede la presentazione del calendario, ma in questa manifestazione sono stati presenti degli artisti campobassani con le musiche del Piedricotta di Campobasso del 1925, ci sono stati poeti, insomma è un modo a mio avviso corretto di promuovere la cultura di Campobasso nell'occasione della presentazione del calendario. Il calendario è un'idea della grande famiglia dell'Associazione Misteri e Tradizioni di Campobasso. Ricordiamo, si autofinanzia grazie all'entusiasmo di tutti. Sì, abbiamo degli amici, alcuni dei quali storici, che ci sostengono ogni anno, perché ecco, la pubblicazione ha dei costi. Questi amici, che banalmente chiamo sponsor, ne comprano un certo numero e poi le distribuiscono a loro volta. Tra l'altro è un ritratto della festa, si può dire, una pubblicazione che nel corso degli anni è cambiata dal punto di vista grafico, dal punto di vista contenutistico, diventando così un vero e proprio gadget della grande dignità artistica e documentale, appunto, di quella che è la tradizione dei misteri. Sì, il calendario ha chiaramente avuto un'evoluzione. I primi sono, come dire, molto semplici, un po' naif se vogliamo, questi degli ultimi anni hanno una grafica accattivante, hanno dei contenuti, come dire, di rilievo, ed è diventato un vero e proprio oggetto di collezione, anche perché la tiratura è in numero limitato. Ecco, appunto, parliamo di circa 4.000 copie, sono disponibili sia qui al Museo dei Misteri, è possibile con un piccolo contributo avere il calendario, e poi la consultazione anche online. Sì, il calendario può essere ritirato qui all'associazione lasciando un contributo, ma è scaricabile gratuitamente dal sito dell'Associazione Misteri e Tradizioni, e chi non può venire al museo o si trova in posti lontani dal museo può scaricarlo e stamparlo in proprio. Chi te l'ha fatta fare? Bella figliola, mo si rimasta chiagna, sola sola, chi te l'ha fatta fa, bella figliola. Stay charged.
di scienza fotografo, tu hai curato alcune delle foto del calendario 2024 dei misteri, quali in particolare? Allora, tutte quelle che sono nel centro del calendario praticamente, più una sulla copertina. Sarebbero praticamente le foto da sopra, perché italianizzando insomma il titolo del calendario, sopra e sotto, tu hai immortalato quelle dall'alto. Quelle da sopra, sì, esatto. E non è facile poi cogliere questi momenti, soprattutto mentre i misteri sono in movimento? Allora, sì, diciamo che ho la fortuna perché ho la casa al centro storico, una seconda casa dove ho la fortuna di vederli proprio passare a fianco al balcone, insomma. E oggi è una giornata comunque emozionante, soprattutto per te, perché vedere tutte le tue fotografie qui in esposizione, insomma, una grande soddisfazione. Sì, anche perché è la seconda volta che le mettono sul calendario e non me lo aspettavo, insomma, quindi sono contento che piacciono. Termina qui la presentazione del calendario 2024 dei misteri e termina anche questa puntata di Viaggio in Molise. È possibile vedere le nostre puntate su tutti i nostri canali, sulle piattaforme social, quindi sulle nostre pagine Facebook e YouTube e sul sito di telemolise.com. Noi di Viaggio in Molise vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e come sempre vi diamo appuntamento alla prossima puntata.